Eurunda ha una visione, Eurunda ha una missione. La visione di Eurunda è di lavorare nell'infection control in tutte le dinamiche che sviluppa questo ambito. La missione di Eurunda è di perseguire degli obiettivi aziendali che sono di leadership nel monouso in Europa e di essere sul podio nella sterilizzazione in Europa. Monouso, controllo dell'infezione, prodotti barriera e dispositivi medici sono il core business dell'Eurunda. Guardando indietro agli ultimi 5 anni, dico che abbiamo fatto delle cose estremamente positive, cose che forse durante il periodo abbiamo dimenticato, perché mentre ne facevamo una, ne sviluppavamo delle altre. Allora voglio ricordare, guardando indietro, quattro gruppi importanti, quattro direzioni sulle quali si è sviluppata l'impresa Eurunda. Primo, innovazione di prodotto. Due, innovazione di processo. Tre, attività commerciali straordinarie. Quattro, corporate business. Su questi quattro milestone di Eurunda do delle indicazioni. Innovazione di prodotto. Qui abbiamo fatto delle grandi innovazioni di prodotto, sia nel monouso sia nella sterilizzazione. Nel monouso voglio ricordare che abbiamo creato la Towel App, che è la salvietta a uso odontoiatrico. Abbiamo introdotto, questo avveniva nel 2015, nel 2017 ci siamo cimentati e abbiamo sviluppato la linea Halle, che sono prodotti monouso sterili, una famiglia di prodotti monouso sterili che si abbinano ai monouso tradizionali. Abbiamo introdotto sempre nel 2017 i guanti colorati, per entrare nel family feeling di tutti i nostri prodotti. Poi abbiamo sviluppato altri prodotti e nell'anno del Covid 2020 ci siamo impegnati a sviluppare prodotti di prevenzione che oggi sono diventati standard nella nostra distribuzione. È stato un grande processo di sviluppo nel modo uso, che ha coinvolto naturalmente anche il processo produttivo. Sulla sterilizzazione, qui abbiamo fatto delle cose energiche. Abbiamo rinnovato in 5 anni tutto il parco macchine autoclavi. 2015 la E9, 2017 la E10, che è diventata il top di linea della nostra ammiraglia, nel 2019 la E8 e nel 2020 la XL. L'E8 è l'autoclave entry level, la XL è l'autoclave extra large, un'autoclave da 29 litri. Nel 2016 abbiamo aggiunto un tassello che mancava nel pro system, nel processo sistematico della sterilizzazione. Abbiamo aggiunto nel 2016 un tassello che mancava, il termodisinfettore EuroSafe 60. Nel 2017 abbiamo ristilizzato tutta la gamma di Eurosonic, sono gli apparecchi a ultrasuoni per la pulizia degli strumenti. E in questi 5 anni poi abbiamo rifatto 3 modelli di sigillatrici nuove. Eurunda è leader nella sigillatura dentale, abbiamo creato la Infinity, una sigillatrice manuale. Abbiamo rifatto la Valida 2, che è una sigillatrice che valida il processo di sigillatura. Abbiamo rifatto l'Euromatic, che è una sigillatrice a rotazione continua. A complemento, nell'ambito sterilizzazione, sono stati rinnovati anche gli acquafilter
e l'acqua Osmo, l'acqua filter depura l'acqua con cartucce a cartuccia, l'acqua Osmo a sistema osmotico. Questo è stato il primo pilastro dello sviluppo dal 2015 al 2020, sviluppo di prodotti. Poi l'azienda si è cimentata nella innovazione dei processi. E qui abbiamo fatto grande investimento nell'innovare il processo di produzione della salvietta, una linea totalmente completa in automatico, dalla carta al film al prodotto finito, è un processo totalmente automatico. Poi abbiamo innovato una parte del processo di produzione di aspirasaliva con due linee nuove ad alta velocità, ad alta sicurezza, ad alta qualità. Tutti questi processi secondo l'industria 4.0 e secondo la nuova digitalizzazione dell'impresa. Questo ci permette di essere più efficienti e di generare qualità migliore dei prodotti. Nello stesso tempo, in questo periodo, abbiamo anche implementato il parco macchine della produzione di rotoli di sterilizzazione e di buste di sterilizzazione, che ci hanno permesso di integrare la filiera produttiva e di essere diventati il primo fabbricante europeo di rotoli di sterilizzazione dentale. Il terzo pilastro è l'attività commerciale. Storicamente Euronda ha come riferimento il mercato europeo. In realtà esporta in più di 100 mercati esteri, però il grande business è sviluppato nel mercato europeo. E qui abbiamo dato grande supporto e grande attività allo sviluppo dei principali mercati nostri riferimenti in Europa: l'Italia, la Germania, la Spagna, la Francia. Nell'anno 2020 abbiamo creato una filiale nuova, la filiale in Russia, che ha come missione di vendere i prodotti di Euronda e nel futuro di partecipare anche a un progetto di fabbricazione in Russia. Poi a livello commerciale sono stati fatti dei passi, altri due passi importanti. Nel 2018 siamo rientrati nel mercato americano, da dove mancavamo da 30 anni, e siamo rientrati per la porta principale con un grande partner che sviluppa il business del monouso e del monoart. Invece nel 2020 abbiamo rimodellato la nostra presenza in Cina, cambiando dopo 20 anni distributore e facendo un grande commitment nello sviluppo della sterilizzazione. Questi sono passaggi importanti commerciali che permettono all'azienda di guardare positivamente avanti. E da ultimo, quello che io chiamo il corporate business e il corporate investment. Abbiamo investito anche nell'immobiliare. Abbiamo dotato l'Euronda Francia di una nuova sede, l'Euronda Germania di una nuova sede che fossero adeguate alle nuove necessità di sviluppo del mercato, e lo sono. E nel 2018, dopo un periodo di progettazione e di preparazione, abbiamo inaugurato questa nuova sede, la sede di Sandrigo. La sede di Sandrigo occupa un'area di 30.000 metri quadri e un'area coperta di 15.000 metri quadri, e avrà una pendice di altri 10.000 metri quadri a partire dal 2021-2022. Questo per dire che qui abbiamo voluto creare una sede adeguata per i processi produttivi e per tutte le persone che lavorano qui in azienda, che si trovino bene, che si trovino in sicurezza, che abbiano un ambiente adeguato per il loro lavoro. In addizione alle nostre attività di corporate, abbiamo sviluppato attività di acquisizione e attività di transfer di tecnologia. Abbiamo trasferito tecnologia in un'area medio orientale che ci permette di essere produttivi e aggressivi commercialmente
con i nostri prodotti in questa area. Aggiunto per concludere, e sono passati 5 anni velocissimi. Il Covid ha messo termine a questo processo passato. Dal pre-Covid al post-Covid ci sarà un'altra visione, un altro modo di operare, un altro modo di porsi sul mercato. Io voglio dire che in questi 5 anni siamo cresciuti di 7 milioni di fatturato, abbiamo creato posti di lavoro in più, oggi siamo 100 persone all'industria, siamo un'industria medio-grande, quando 5 anni fa eravamo un'industria medio-piccola. Qui il nostro personale ci ha dato sostegno, noi proprietà e direzione abbiamo messo le risorse, il personale ci ha messo il sostegno e l'ingegno per sviluppare questa nostra attività e a loro sono grato. Abbiamo approfondito che cosa abbiamo fatto nell'ultimo quinquennio, quello che siamo diventati. Ora vorremmo rappresentarvi che cosa vogliamo fare nei prossimi anni, qual è l'Euronda del futuro che vogliamo. Siamo consapevoli che dovremo affrontare un periodo storico estremamente complicato, un periodo storico di recessione. Si parlerà nei libri e si scriverà nei libri di storia di questa crisi economico-sanitaria che ci ha colpito e della quale non abbiamo ancora una piena e concreta coscienza di che cosa comporterà. Ciò di cui siamo però consapevoli è che ci aspetta un periodo estremamente complicato, fatto di meno dialogo, di meno confronto, di meno opportunità, di meno mercato e quindi di più selezione e di più concorrenza. In un contesto come questo resteranno sul mercato solamente i migliori. Euronda vuole far parte di questo gruppo di migliori. Siamo stati un'azienda solida e forte per 45 anni, lo siamo stati prima del Covid, lo siamo stati durante il Covid, vogliamo esserlo anche dopo il Covid. Per fare ciò, crediamo ci siano 2 regole fondamentali da rispettare, 2 condizioni da ottemperare. La prima è qualità e la seconda è rapidità. Qualità non intesa come il semplice output di un prodotto, ma qualità di processo, qualità di relazione, qualità di confronto, qualità di dialogo, qualità a tutti i livelli. In secondo luogo, rapidità. Rapidità nella sua duplice accezione, nella sua dicotomia di rapidità interpretativa e di rapidità attuativa. Rapidità interpretativa, che significa comprendere prima degli altri i trend che stanno influenzando i nostri comportamenti e capire come muoverci in base a questi cambiamenti attitudinali delle persone. In secondo luogo, capacità attuativa. Una volta che ho compreso, devo muovermi prima degli altri per arrivare prima degli altri. Perché il mondo non è dei migliori, il mondo è dei più rapidi. Le opportunità purtroppo oggi sono poche e non possono essere colte, ma vanno prese. Oggi più che mai quindi ci sentiamo di dire che chi non rispetterà queste regole non farà parte dell'Euronda del futuro. Questa non vuole essere una minaccia verso i miei colleghi, ma una promessa verso il mercato, verso i nostri clienti. Chi lavorerà con Euronda troverà persone serie, preparate, dinamiche e precise. Parliamo di futuro. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo crescere, dobbiamo crescere e per crescere dobbiamo investire. Vogliamo investire in nuovi processi, in nuovi prodotti, in nuovi dispositivi, in nuovi mercati, in nuove persone, in nuovi spazi che queste persone possono riempire di idee e di contenuti. Abbiamo approvato un piano di sviluppo che, nonostante il periodo storico, cercheremo di rispettare in tutti i modi e con tutti i mezzi. Quando parliamo di crescita e parliamo di sviluppo, dividiamo la nostra crescita in crescita interna e in crescita esterna. La crescita che vogliamo realizzare qui, nel sito produttivo italiano di Vicenza, e la crescita esterna che vogliamo performare e realizzare mediante le aziende, le società controllate e collegate al gruppo e del gruppo Euronda. Quanto alla crescita interna, come sapete, Euronda ha all'interno del suo corpo una duplice anima. Ha una business unit consumo e una business unit sterilizzazione. Relativamente alla business unit consumo, abbiamo in primis l'obiettivo di completare il rinnovamento degli asset produttivi dell'azienda. Inoltre, abbiamo appena approvato un nuovo progetto per la produzione di ulteriori articoli di consumo da aggiungersi alle altre linee di prodotto Monoart, Eurosteril e Halle.
Quanto alla business unit invece sterilizzazione, e quindi al nostro ProSystem, abbiamo approvato due nuovi progetti quest'anno, a gennaio, per la realizzazione di due nuovi prodotti, sempre evidentemente all'interno del processo di sterilizzazione. Il primo è un prodotto che oggi non fa parte della nostra gamma prodotti e che quindi svilupperemo da zero. Il secondo invece si tratta di un rinnovamento e di un restyling di un prodotto già esistente nel nostro parco macchine. Ci siamo dati come obiettivo, come time to market, marzo 2022. Appare pertanto evidente che per poter realizzare e sviluppare tutte le nostre idee, Euronda abbia bisogno di spazio. Proprio per questo abbiamo provveduto nel mese di gennaio ad acquistare ulteriori 7.000 metri quadrati in un'area contigua al nostro attuale sito operativo e produttivo, che già dispone di 15.000 metri quadrati, per un'area totale di circa 25.000 metri quadrati. Quanto alla crescita esterna, intendiamo continuare a rafforzare e a investire sulle nostre società controllate e collegate, e quindi sulle nostre filiali. Investiremo in Italia, investiremo in Germania, in Francia, in Spagna, in Russia e in Croazia. Guardiamo inoltre alla costituzione di nuove filiali commerciali in paesi che reputiamo estremamente strategici per la crescita di Euronda. Stiamo inoltre considerando l'acquisto di altre aziende che siano complementari al nostro progetto. Infine, vi sono tre milestones che devono caratterizzare il futuro di Euronda. 1. Vogliamo un'azienda customer oriented, dove il cliente è al centro di tutto, sia esso il medico, sia esso il distributore. Qualità, rapidità, complementarietà ed esaustività devono caratterizzare il nostro agire. 2. Digitalizzazione, che significa automatizzazione dei processi produttivi, digitalizzazione dei processi interni aziendali e significa investimenti in strumenti e vendite online, evidentemente sempre al supporto dei nostri partner distributivi. 3. Sostenibilità ambientale. Da anni Euronda è impegnata nella sostenibilità ambientale. I nostri dispositivi della linea ProSystem sono tra i dispositivi a più basso impatto energivoro sul mercato. Quanto al consumo, l'anno scorso, nel corso del 2020, abbiamo lanciato la nuova linea Natura, che utilizza delle materie prime a basso impatto ambientale. Sullo slancio di questa volontà di migliorare il nostro pianeta, a partire dal mese di giugno inizieremo la produzione qui in Euronda di bicchieri di cellulosa. Sottolineo ancora che questi articoli, essendo a stretto contatto con liquidi organici, dovrebbero essere trattati come rifiuti speciali e pertanto essere inceneriti. Ne consegue che quando parliamo di sostenibilità ambientale non dobbiamo parlare semplicemente di sostenibilità o ecosostenibilità di un prodotto, ma dobbiamo parlare di ecosostenibilità di un processo, di una filiera che deve avere un basso impatto sul nostro pianeta. E proprio per questo ci tengo a ricordare che Euronda a partire dal 2018 utilizza solo ed esclusivamente energie provenienti da fonti rinnovabili. In conclusione, abbiamo fame, vogliamo crescere e vogliamo dare tanto. Vogliamo darlo nel rispetto della nostra identità di fabbricante e nel rispetto della nostra missione di Infection Control, It's all about protection, e quindi della protezione di tutte le persone che sono coinvolte all'interno delle cliniche mediche e odontoiatriche. Ci auguriamo di mantenere la vostra fiducia per poter continuare a crescere come abbiamo fatto in questi 45 anni della nostra storia. Grazie. Tutte le storie, specialmente le storie di successo, si basano su relazione e dialogo, su confronto ed incontro che purtroppo nell'ultimo anno sono venute a mancare. L'augurio che ci tengo a fare, a noi e a voi, e quindi l'augurio che ci facciamo, è di poterci incontrare presto, che sia presso la nostra nuova sede, dove evidentemente siete tutti invitati, piuttosto che presso le fiere di settore, dove siamo soliti confrontarci anche in maniera importante, ma sempre in presenza di un caffè piuttosto che di un bicchiere di prosecco. Speriamo di vederci presto. Ho il piacere di incontrarvi tutti in Euronda, in occasione delle vostre visite, di darvi il benvenuto e di partecipare alle convivialità che si svolgeranno in Euronda. Mi è mancata l'IDS quest'anno, mi è mancata la 23esima IDS, però vi do appuntamento alla prossima.